Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Francesca Pascale e Paola Turci hanno firmato i documenti per la separazione, come riportato da Dago Spia. La giudice Benedetta Foti, della Procura di Firenze, ha ufficializzato l'accordo di divorzio nella mattinata del 17 luglio 2024. I documenti verranno ora inviati al comune di Montalcino, dove si trova la villa dell'ex compagna di Silvio Berlusconi. Il matrimonio tra Pascale e Turci è stato celebrato il 2 luglio 2022, dopo un fidanzamento di circa 2 anni. Secondo Dago Spia, l'unione civile si è conclusa definitivamente con un accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, approvato dalla Procura di Firenze. Al momento Francesca e Paola non hanno rilasciato dichiarazioni sulla separazione. Il portale di Roberto D'Agostino ha riportato che la crisi tra Turci e Pascale è iniziata un anno fa, quando Paola ha reagito negativamente al corteggiamento della moglie verso Francesca Fagnani durante una registrazione di Belve. Dall'altra parte, Francesca non ha gradito un video condiviso su Instagram in cui la consorte appariva con l'attrice ventenne Valentina Dispari. I motivi della rottura sembrano quindi essere legati all'intromissione di queste due donne nella relazione tra Francesca Pascale e Paola Turci. Alla firma dei documenti di separazione segnala appena in detenzione un cantante lente della di due donne che ora dovrà fare un difficile problema.